CGL Campania, insieme a Lega Ambiente e a Libera, abbiamo presentato il nostro Recovery, che è una serie di proposte che è un rapporto nuovo più strutturato con l'associazionismo e con chi opera sul territorio in maniera precisa, in maniera anche allargata a quelli che sono i nostri obiettivi. Recovery Campania è la grande rivincita nel creare lavoro, la grande rivincita nel riscatto, far sì che i giovani non vadano più a nord, vadano all'estero, che le donne non siano emarginate in questa società, che abbiano un ruolo anche in punti strategici, che ci sia ovviamente un grande respiro sulla cultura, sul turismo e che si riprendano anche pezzi importanti di industrie che hanno rappresentato il vero core business di questa regione e che sono ferme. Le nostre famiglie vivono dei disagi legati un po' a quello che è stato l'abbandono del territorio. Questo quartiere una volta era un quartiere ricco di industrie, industrie conserviere, industrie del pellame, industrie molitorie, che sono andate via. Andate via le industrie, sono rimaste queste cattedrali nel deserto che non sono state rivalutate e valorizzate. Per cui la gente ha dovuto in qualche modo crearsi una risorsa che gli permettesse di continuare a vivere. E la camorra ha trovato terreno libero, si è infiltrata e in questo periodo è ancora peggio. La storia ce l'ha insegnato, le mafie appena percepiscono l'occasione di un allarme sociale si attrezzano per poter eventualmente sfruttarla in termini economici e anche di potere territoriale, e in questo periodo ne hanno fatte hanno fatto un bel po' di passi, insomma, nel senso che probabilmente hanno cominciato a ridisegnare i territori per lo spaccio delle droghe, che è un elemento importante, hanno capito che c'era una mancanza di liquidità e di denaro e quindi hanno cominciato eventualmente ad investire per quanto riguarda l'usura. Non ci dimentichiamo che questa qui è la terra di traffico illecito dei rifiuti e questi qua continuano anche in questo momento, diciamo, di per sé particolare. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'occasione importantissima per appunto la conversione, a partire dai territori appunto che aspettano una bonifica, per restituire il mare e l'acqua pulita ai tantissimi cittadini. Parliamo di Napoli, ma parliamo anche di tutti i cittadini che affacciano sul bacino, per esempio del fiume Sarno, e che per l'80% non hanno un sistema depurativo, o non ce l'hanno proprio, non hanno un sistema depurativo efficace. Ma ancora il recovery è l'occasione per chiudere il ciclo dei rifiuti in Campania, altra procedura di infrazione oltre alle bonifiche. Possiamo fare ancora molto molto meglio a partire da Napoli, che è tanto indietro, ma non abbiamo gli impianti a supporto della raccolta differenziata. Questo territorio, noi abbiamo usato tre parole, non possono essere slogan, ma sono tre parole emblematiche: ha bisogno di lavoro innanzitutto, di legalità e di diritti, e ha bisogno anche di una nuova rappresentanza sociale, perché noi guardiamo con queste nostre proposte a quello che è la presenza del territorio e confrontarci al di fuori delle nostre stanze, della nostra azione sindacale, con chi opera direttamente sul sociale in una città difficile come questa, in zone della regione, zone interne della regione che sono a grande diseguaglianza sociale e molte volte anche di grande arretratezza.